Avevano preso di mira un piccolo imprenditore commerciale di Corato. Da tempo gli estorcevano denaro, riuscendo ad ottenere dalla vittima una somma complessiva di circa 6.000 euro. Quando ha smesso di pagare, lo hanno prima minacciato, poi hanno fatto esplodere un ordigno davanti alla sua attività nella notte tra il 17 e il 18 novembre scorso, provocando dei danni. Sono stati arrestati dai carabinieri quattro soggetti, tre uomini di 30, 35 e 37 anni finiti in carcere. Ed una donna 31enne ai domiciliari, accurate le indagini dei militari coordinate dalla procura di Trani, eloquenti anche le immagini di videosorveglianza che hanno immortalato uno degli indagati mentre fa esplodere l'ordigno davanti all'attività coratina. Grazie a quelle immagini ed alcune testimonianze, i carabinieri hanno ricostruito l'incubo vissuto dalla vittima. Per convincerla a versare i soldi, gli indagati avevano fatto credere al malcapitato che a suo carico pendeva un procedimento. Penale con tanto di atto giudiziario falso. Gli arrestati avevano anche inscenato una telefonata da parte di un noto magistrato barese, il tutto per convincere la vittima a continuare a pagare. Ma quando quest'ultima ha iniziato ad esistere, sono cominciate le minacce, culminate con l'ordigno fatto esplodere nella notte, l'episodio che ha fatto scattare le indagini. Inquietante anche un messaggio vocale inviato da uno degli indagati alla vittima, in cui diceva testualmente se mi fate andare in campagna a prendere le cose che non devo prendere faccio il bordello stanotte la donna arrestata inoltre si occupava di quell'atto giudiziario fittizio e minacciava l'imprenditore suggerendo nuovi capi di imputazione da inserire nel provvedimento raccolti tutti gli indizi di colpevolezza sono scattati gli arresti ed ora gli indagati dovranno rispondere di estorsione aggravata in concorso e detenzione a porto di ordigno esplosivo